Ciao ragazzi, un salutone dal vostro Grinone, bentornati sul canale nella nostra carriera allenatore. Salutiamo subito l'ultimo like su Instagram a Sirica underscore Carmine, piace la tua foto, grazie per aver messo mi piace. Alla foto fra l'altro quella del Aimai, quindi se volete farmi qualche domanda del cazzo in descrizione trovate il link al mio profilo Instagram e potete andare lì a domandarmi. Trovate anche i link ai canali dei Brainless, mi raccomando seguirli. Due robette prima di iniziare il video di oggi. Intanto, se vi ricordate, io questo venerdì sera parto, vado a Barcellona per vedermi la partita del Barcellona con la Spalmas, poi la domenica siamo in giro con Betfair nel centro di allenamento del Barça, eccetera eccetera, torno lunedì, quindi se lunedì prossimo non esce la carriera è perché non sono riuscito a registrare e preparare tutto prima. Spero comunque di farcela. Gli ultimi tre video della carriera sono andati alla grande, signori, anzi no, alla grande di più, e sono felicissimo. Purtroppo però c'è anche stato qualche cagacazzi a rompere i coglioni sotto i commenti, perché la carriera non è realistica, perché come fai con l'Ipsia a arrivare in Champions alla seconda stagione, e poi te giochi a campione e non giochi a leggenda, perché se giochi a leggenda non giochi a campione, non giochi a principiante, non va a fanculo, cazzo. Allora, signori, io lo so, siete tre stronzi in confronto a decine, centinaia di migliaia di persone che guardano il video, per cui non avete neanche senso di esistere. Però siccome il mio canale mi piace tenerlo pulito, la gramigna, le erbacce come voi vanno estirpate, altrimenti si diffondono purtroppo, come le malattie. Quindi io ve lo ripeto, a me non me ne frega un cazzo di quello che pensate voi se dovete cagare la minchia, e vaffanculo anche alla schermata. Perché io non so se voi l'anno scorso andavate a dire a chi faceva la carriera con Leicester che magari vincevano la Premier se era una cosa che non era realistica. Dovete capire che FIFA, ficcatevelo in quella testolina di merda che avete, è un gioco e la gente ci gioca per divertirsi. Io la carriera la faccio perché con la cazzata della Red Bull eccetera eccetera, il personaggio e tutto l'intorno che c'è, mi diverto insieme a quelli che guardano il video, mi diverto insieme a chi mi segue, mi diverto anche a giocare, non mi interessa niente della difficoltà. Io ho fatto le prime due stagioni a campione perché la terza volevo farla sempre con l'Ipsia e cambiare da campione a leggenda con la terza stagione per dare un qualcosa in più, un motivo in più per seguirmi di nuovo ancora qua con sta squadra. Ma voi dovete venire a rompere i coglioni con le vostre puttanate. Allora, se vi piacciono quelli youtuber che prendono il Crotone e vanno in Serie B perché così è realistica, oppure prendono una squadra e cazzo devo fare gli acquisti che farebbe quella squadra lì perché sennò non è realistica, cazzi vostri se vi piace la noia mortale. Sta gente qua può mettere anche una scimmia, un manichino a fare il video, tanto che cazzo stanno facendo puttanate. Però io non vado a rompergli i coglioni e dirgli ma che cazzo fa a fare una roba realistica, divertiti un po', mi faccio i cazzi miei, voi dovete imparare a farvi i cazzi vostri. Quindi d'ora in poi tutti i cagacazzi non gli rispondo neanche perché non ho tempo da perdere, vi banno direttamente. E adesso andiamo a vederci la partita col Paris Saint Germain. C'è Lauro Leopardi come arbitro, signori, la nostra super mega formazione è pronta, difficoltà leggenda, questa stagione voglio farla così per vedere cosa riesco a combinare. In questi giorni sto anche giocando a Foot Champions, quindi ho abbastanza l'occhio avvelenato, signori. Andiamo avanti, mi raccomando, hashtag di Rotenbulle nei commenti. Bene, signori, ci siamo in notturna, Stadion Europa, anzi per dirla in tedesco, Stadion Europa. RB Lipsia contro Paris Saint-Germain, inquadrato Matuidi. Eccoli qua i nostri due preferiti, Wolfus e Frank Buschmann, inquadrata la coppa. Io direi che possiamo dare il nostro classico sorsone mentre c'è Timone Werner e andiamo, signori. Tutto è pronto, Cavani, Pastore, può iniziare la partita. Si accentra invece Cavani. Cavani è pericolosissimo, la palla dentro Lindelof su Donnarumma, che poi lancia subito il nostro Joshua. Keita prova a rubare la palla. Mamma mia che spettacolo di giocatore. Kimmich, Goretzka. Goretzka è un po' aperto, il PSG. Attenzione, Forsberg. Forsberg riesce ad andare al tiro. Trap con la punta delle dita. Serve Keita, eccolo col cerotto, molto bene. Corona va al cross. Emilio non ci arriva, Meunier mette in calcio d'angolo. Nabi Keita infortunato, mettiamolo fuori subito. È il momento di Diegone Demme che entra e prende il posto del nostro Nabi. E vamos con il cross, ragazzi, dalla bandierina Kimmich. Bello forte e teso. Non ci arriva nessuno però. Kimmich stoppa di petto. Ancora dentro la palla, Emilio non ci arriva.
Demme, scarica la bomba, Demme! Demme, gol da fuori! E l'1-0, Diegone! Diegone Demme di Rottenbullen, mamma mia che bestia sto giocatore! Che bestia sto giocatore! Non è realistico Diego Demme, era già in questa squadra, sucate minchioni! E via così il gol di Demme dalla distanza, il gol di Demme, guarda che bomba che ha tirato, guarda che bomba! Fortissimo Diegone, 1-0 qualità signori. Emilio Forsberg, pressato da Verratti. Bello lo scambio in velocità. Bello lo scambio in velocità. La palla dentro per Kimmich, ma c'è Krikoviak in copertura. Ocho Di Maria. Ocho Di Maria. Bravo Christiansen. Però non uscitemi difensori centrali dalla vostra posizione, perché vado in panico. Completo. Goretzka ruba palla. Partiamo in contropiede. Partiamo in contropiede. Eccolo qua Demme. Demme si ferma. Serve Goretzka. Goretzka, Timo Werner. Timo Werner per il 2-0. Signori, Timo Werner, uno che non l'ho comprato, un altro che era già all'Ipsia. E come fai a vincere contro il PSG? Così, cazzo, merde. Vai così, Timone Werner. Tac dentro la palla. Tac dentro la palla. Oggi sono avvelenato, ragazzi. Oggi sono avvelenato. E vamos, signori. Goretzka, io gli voglio cazzare dentro anche il terzo, signori. Vai così, dai, Buono tutto, buono tutto. Eccolo qua, tieni. Si la mette dentro di tacco per Forsberg. Che cazzo, calcio d'angolo. Krikoviak, ancora Cavani, Verratti. Ocho la palla dentro, belli scambi. Ma noi chiudiamo, chiudiamo, pass luck. Ma sta palla di merda che grande Kimmich è riuscito a prenderla, solo lui sa come. Lindelof, Kimmich. Finisce qua il primo tempo, signori, siamo avanti 2-0 contro questi francesi. 5 tiri per noi, 0 per il Paris Saint-Germain, signori. E adesso è il momento di Oliver Ase. Dove cacchio sei? Vai dentro, Oliver, e spaccali tutti. Spaccali tutti, Oliver, in questo secondo tempo. Mi raccomando, palla nostra, iniziamo subito alla grande con Guillermo Tell che ci suona la carica. Pass luck. Il cross di Paslak per Oliver Ase che incorna Kimmich. Serve Timo Werner. Attenzione Timo Werner. Ullala, che fallaccio qui. Vamos ragazzi, che stiamo facendo quello che vogliamo contro sto Paris Saint Germain qua. Stiamo facendo quello che vogliamo. Matuidi controlla di merda. E poi la palla arriva a Timone Werner. Ocho Timone Werner. Dai però, calcio di rigore. Va bene così, per cazzo mi ha arato da dietro. Mi ha portato via il tendine d'Achille. Rabiot. Arbitro, io gli darei anche il cartellino, visto che siamo là ormai, vabbè. E signori, quasi quasi, il rigore, vediamo chi possiamo farlo tirare. Vediamo chi possiamo farlo tirare, vabbè dai, lo tira il nostro Timone Werner. Occio, vai Timo, spacca la porta, Timo, rimane fermo Trapp. Signori, prendiamo il pallone, che goleada, goleada oggi ragazzi. Oggi goleada. Non metto neanche la musichetta sotto il rigore perché è troppo scontata. Vamos così. Palla indietro. La palla dentro. Christiansen ha detto: signori, ci sono anch'io. Ase, giù per corona. Mamma mia. Ancora la palla dentro. Eccolo Ase. Il tiro di Ase murato. Se facevi gol ti baciavo in bocca. Verratti ci prova in tutte le maniere. Ci prova in tutte le maniere. Ma ci sono i nostri. Goretzka. Goretzka lancia dentro Timone Werner. Il tiro di Timone Werner, palla fuori. Spero che Keita non si sia infortunato gravemente, signori. Kimmich, c'è Pastore. Kimmich prova la scivolata inutile. Donnarumma ci salva così. Matuidi. Eze Rodriguez è entrato anche lui. Grimaldo spazza fuori. Ho imparato anche a spazzare, ragazzi. Qualità. Oliver Ase, servito. Attenzione. Lancia il nostro Timo Werner, la posizione regolare, la posizione regolare. Timo Werner infila così Trapp per il 4-0, signori. E vai con la samba, e vai con la samba, ragazzi. Qualità. 4-0, signori. Quelli che mi dicevano non vincerai mai a leggenda. Com'è che faceva Ibra ai tifosi? Com'è che faceva Ibra? Così. E va bene, ragazzi. E siamo così 4-0, ragazzi miei. Tripletta di Timo Werner. Bravo Lindelof, il lancio, cazzo, se passava. Occhio che sta qua la presa anche Di Maria. Dietro, buyback. Attenzione, Ronaldo Sler. Tira fuori. Quanto forte è Oliver Ase, signori. Pure il Napoli me lo voleva comprare. Corona non riesce a tenere dentro la palla, invece sì.
E invece no. E invece è finita la partita, signori. 4-0. 4 pelotas. 4 barette, signori miei. Avanziamo neanche, non vedo la premiazione perché non c'è neanche gusto a vincere così. Invece sì, ce n'è tanto, ragazzi. Ce n'è. Ce n'è, signori, ce n'è. Andiamo subito in ufficio a vedere qual è il premio del torneo. 4 milioni, non male. Dunque, col mercato, ragazzi, col mercato io sono anche a posto. Perché abbiamo preso... Dove cazzo sto andando? Fammi andare... lista preferiti. Eccoci qua. De Ligt non mi interessa. Abbiamo preso Christiansen e anche l'altro difensore... Benkemba, come cazzo si chiama? Quello del Paris Saint-Germain, non mi ricordo neanche già più. Kimpembe, signori. Mi ero un attimo incappellato, non capivo più una minchia. Andiamo a vedere dov'è. Eccolo qua. Kimpembe l'abbiamo preso. Abbiamo preso... Rashica come alla destra e quindi avrei bisogno solo dell'attaccante. Ho letto i commenti che mi avete detto per il discorso del ruolo, che posso prendere anche uno scarso e dargli ruolo chiave, quindi vabbè, magari lo facciamo a gennaio. Adesso dobbiamo vendere, signori, dobbiamo vendere. Vediamo chi abbiamo sul mercato. Planas, Green, Khedira, Zeke, Gibson, Burke e Bernardo. Questi qua bisogna farli fuori, ragazzi. Quindi ora non abbiamo neanche gli allenamenti da fare, proseguiamo. Vediamo cosa arriva perché ormai il mercato è alla fine. Dai, fatemi qualche offerta, ragazzi. Eccolo qua. Offerta per il trasferimento di Rani che dirà al Kaiserslautern. Cazzo, lui vale 2 milioni e 4, però non te lo do a 1 e 8. Almeno, io ti chiedo 2 milioni e 4. Vediamo cosa mi dicono. Allenamento per Guerrero e Roccia. Vediamo cosa mi combinano. Non sono proprio contentissimo, ragazzi. Qualcuno di voi mi ha detto che potrei vendere Gnucuri. Sì, signori, potrei vendere Gnucuri, però poi mi servono i giocatori, eh. Vediamo cosa è arrivato qua, resoconto giovani talenti, resoconto giovani talenti, resoconto giovani talenti. Vabbè, me lo guardo io per i cazzi miei, anche perché sennò il video dura ore straore. Ho ingaggiato dei primavere interessanti, signori. Ho ingaggiato delle primavere interessanti. Qua l'overall scende sempre a cazzo perché non lo sa nessuno come funziona. Andiamo avanti, ragazzi, vediamo. Offerta, vabbè, questo mi ha detto che ha trovato tutti. Offerta per il trasferimento di Julian Green. Sì, sì, questo lo vendiamo. Sempre il Kaiserslautern. Accetta, accetta, anche se loro sono in Bundes. Accettiamo, via, via, via. La stessa squadra che ci ha chiesto qualcosa per anni, che dire 2 milioni e 4, che bene. Abbiamo appena probabilmente guadagnato 4 milioni e 4, sono contentissimo. Signori, avanziamo ancora verso la fine di questo mercato. Ocho, offerta per Naby Keita e il Valencia, 16 milioni. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma Keita non si vende. Ma arrivasse per Zeke, un'offerta così che è sul mercato, lo venderei subito. Ma subito, ragazzi. Attenzione, vediamo cosa è il giocatore venduto. Ok, fermiamo qua che devo fare i soliti allenamenti, altrimenti mi uccidete. Comunque, Rani che dire è andato, 1.800.000. Adesso quanto ho di trasferimenti, ragazzi? 18 milioni. Possiamo andare a sistemarlo con gli stipendi, arrivare a 25. Quindi dai, comunque ce la faremo. Vuoi conservare? No, per il momento no. Ce la faremo a prenderci Kimmich ed Hernandez a fine stagione sicuramente. Andiamo a fare gli allenamenti. Vediamo cosa mi combinano sti ragazzi. Guerrero ha preso addirittura una A, signori. Roche sta venendo su bene. Attenzione, offerta per il trasferimento di Gnucuri dal Nantes. Però 6 milioni e mezzo mi offrono. Lui vale 5 e mezzo. Figa, è una bella offerta, ragazzi. Qua ci potrei pensare. Però un po' mi dispiace Gnucuri perché ci ha fatto dei bei gol, cazzo. Un po' mi dispiacerebbe venderlo. Sapete quasi quasi cosa facciamo? Chiediamo un botto di soldi. Se mi danno un botto di soldi, lo vendo. Ma tipo... Allora, lui vale... Quanto vale? Lui vale... Oh, sono incasinato sempre con sti cazzo di numeri. Lui vale 5 milioni e mezzo. Io ne chiedo 15. Se loro mi danno 15 milioni, io lo vendo. Altrimenti no. 7 milioni. 7 milioni, ragazzi. 7 milioni per Gnucuri. Adesso ci pensiamo. Avanziamo un po' verso la fine perché io voglio vendere Zeke, ragazzi. Eccolo qua, l'offerta per il trasferimento di Davy Zeke. Chi è? Cazzo, no, però il Borussia Mönchengladbach. Porco cane. Controfferta, ragazzi. Almeno, se dobbiamo venderlo a loro, almeno 16 milioni. Almeno, ragazzi. 10 milioni e mezzo, no, almeno 16 milioni, signori.
Gnucuria a questo punto, 7 milioni potremmo anche accettarli, ragazzi. Mi dispiace, salutiamolo. È stato un grande, Assane, è stato un grande. È stato veramente un grande. Però dobbiamo far crescere il nostro Roccia. Gnucuri, ci sei servito in queste due stagioni. Devo dire che mi dispiace, però accettiamo l'offerta. I tuoi gol rimarranno per sempre nei nostri ricordi. E siamo qui, ultimo giorno di mercato. Abbiamo già due offerte. Jesus Corona e ancora, che cazzo. Quanto mi offrono questi? Manchester City, 48 milioni, ragazzi. 48, andrei a 72 milioni. Potrei comprarmi... non so chi cazzo, dei giocatori forti, però Corona, come dice là sopra, commenti del direttore generale, Corona è in forma smagliante e è tra i nostri giocatori migliori nel suo ruolo. Potrei chiedere anche 59 milioni e 7, ragazzi, perché il suo valore oscilla fra il 48 e 3 e 59 e 7, però rifiuto l'offerta e lo tengo. Lo so che molti di voi romperanno il cazzo perché Green potevi venderlo qua e là su e giù, però signori, ha 25 anni questo 25 anni, l'anno prossimo lo vendo a 90 milioni. Ho rifiutato l'offerta, vero? Spero di sì, che non ho schiacciato qualcosa di sbagliato. Giocatore venduto, Gnucuri ci saluta. Andiamo avanti, vediamo cosa mi rispondono per Zelke. Ecco qua la mail, mancano 9 ore. Quando vedo il Kun Agüero al Bayer mi viene male. 14 milioni e mezzo. 14 milioni e mezzo, accettiamo l'offerta. Accettiamo l'offerta e mandiamo Davy Selke sempre in Germania al Gladbach. Mancano 4 ore, ancora non mi arriva un cazzo. Non dimmi che mi devo tenere quelli là per tutta la stagione perché mi viene male. E si chiude così l'ultimo giorno di mercato. Siamo scesi a 78. Preso conto della primavera, giocatori impegnati con i nazionali, offerta per la nazionale inglese non mi interessa, l'ultimo giorno si è concluso. Ok, adesso mi guardo la primavera, vediamo un po' come sono i nostri giocatori. Ne ho un botto, ma ne ho veramente tanti. Guardate sto portiere che ha un potenziale 74-90, signori. Spettacolo. Fernando Alonso, ragazzi, ha mollato la Formula 1 per venire a correre con noi. Grandissimo. Tra l'altro, valore 450.000, potenziale 85-94. Allora, vediamoci tutti i gironi. Real Madrid, Tottenham, Hamburgo, Celtic. Però, strano che il Celtic non ha pescato il Barcellona. PSG, Roma, Fenerbahce, Standard Liegi. Per la Roma non male il girone. Barcellona, Dortmund, Zenit, Ajax. Questo pesta abbastanza. Arsenal, Olympique Lione, Benfica, Trabzonspor, Juventus, Villarreal, Monaco, Club Brugge. È per la Juve, si mette un po' male. Chissà quale sarà l'altra squadra italiana qualificata. Manchester United, Bayer 04, Sporting e AZ Alkmaar. Anche questo non è male come girone. E la Madonna, Lipsia, Siviglia, Inter, CSKA, Mosca. Signori, giocheremo contro la mia Inter nel girone. Mamma mia. Mamma mia, Bayer, Manchester City, Porto, Saint-Étienne. E questo è l'ultimo. E vabbè, signori, l'Inter nei gironi, spettacolo. Andiamo a giocarci subito la prima partita di campionato contro il St. Pauli. Noi mettiamo la maglietta in casa perché loro ce l'hanno marrone. Questi sono saliti? Sono saliti dalla... non mi ricordo più, l'anno scorso mi pare che non c'era il St. Pauli in campionato. Formazione confermata, vamos ragazzi. E ci siamo signori per la nostra prima partita di questa terza stagione in Bundesliga con i nostri tori rossi. Direi subito Sorsone, eccoli, e via. St. Pauli fra l'altro con Marius Müller, ex nostro giocatore. Timone Werner pronto, concentrato sul pallone. L'arbitro dice che possiamo iniziare e partimos. Subito per Timone Werner. Dentro la palla per Kimmich. Subito Goretzka, Goretzka va al tiro, la deviazione, ancora Goretzka, mettila dentro sta palla, forse guadagniamo un calcio d'angolo, invece no. Si strappa i capelli dalla disperazione Leone. In fascia, Emilio, s'accentra Emilio, dentro la palla per Naby Keita, che la perde così. Ui, rimpalli, tieni la corona, grande, non ci arriva, sì ci arriva Keita di testa, mostruoso, subito così per Keita. Dentro per Timone. Timone, lo scatto di Timone. Timone arriva al tiro. Piega le mani di Müller. Calcio d'angolo. Vamos di nuovo, Kimmich. Sempre lui della bandiera. C'è il colpo di testa di Goretzka. Müller la fa sua. Non ha mai giocato così bene con noi. Sta facendo i numeri. Grimaldo che la mette. Paslak, la palla dentro per Forsberg. E niente. Altro che schemi, ragazzi. Grimaldo però ruba palla. Vai Grimaldo con la bomba dalla distanza. Fortissima, ma Müller c'è.
Lotta con Keita insieme, rubano la palla. Che cazzo, Grimaldo, Goretzka, chi minchia è? Palla buona. Palla buona per Emilio. Palla buona per Emilio. Emilio, 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 Emilio. Müller, calcio d'angolo ancora. Occio ragazzi, che adesso questi fanno un'azione incredibile e ci fottono. Occio, occio, l'ho detto, l'ho detto. L'ho detto, signori, il cross, il colpo di testa, no? Gigio, esci qua, Gigio, cosa fai? Cosa fai? Cioè, ragazzi, ma l'avete visto? No, vi prego, fatemelo rivedere. Voglio rivederlo. Cioè, la grande uscita di Donnarumma proprio a funghi così. Fantastico. E siamo sotto, ma è proprio bellissimo questo gioco quando ti fa provare l'esperienza definitiva di calcio. Saponato però, cazzo. Servito Emilio Forsberg. Emilio Forsberg, il doppio passo, mettilo un cross, calcio d'angolo anche per noi. Facciamolo un gol, ragazzi. Facciamolo un gol adesso, Müller che esce, ma è uscito così bene in vita sua. Christiansen, cosa fai? Come la controlli sta palla? Guarda questo dove va. E finisce qua il primo tempo, signori. Uno scandalo di gol abbiamo preso. Uno scandalo di gol. Facciamo entrare Oliver Hase di nuovo al posto di Forsberg. Mi sa che Hase ce n'ha. E mettiamo dentro Diegone Demme come una sorta di scaramanzia remake della partita contro il PSG. Vamos. Fra l'altro Keita non si è neanche fatto un cazzo e io sono contento così. Ancora ragazzi. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Dai ragazzi, però veloci con sto contropiede. Dai timone, cazzo, allungati, bravo. Bravo Timo, bravo Timo. Chi c'è dentro? Nessuno. Timo Werner da solo. Su Paslak. Paslak dentro, scarica su Corona. Controllalo sto pallone, Corona, se no te le do. Goretzka, Diego Demme. Diego Demme, Diego Demme. Sparano e piocinano così. Mamma mia Diegone. Mamma mia Diegone Demme. È lui l'uomo dell'1-1. Bomber vero Diego Demme. Bomber vero, vediamo la palla che gli arriva e poi lui con un sinistro incredibile, anzi con un destro, spacca così Müller e buona l'1-1. Mi piace signori, mi piace la palla su Oliver Hase che aggancione dentro. Attenzione Goretzka, non perderla. Non perderla ma neanche passarla a culo così però, porco Giuda. Bubiglia, va bene, è entrato Zhang Chengzhong, cioè ragazzi che cacchio di squadra è questa, dei gormiti veramente. Placcato da tre uomini. Corona ancora per Timo Werner. Timo Werner dentro per Kimmich, c'è l'uomo. Kimmich arriva sul pallone ma glielo tolgono così. Dai che l'ha messa fuori. Timo Werner di testa per Kimmich. Ancora per Timone. Timone scarica la bomba. Timone fuori. 84esimo signori. Cartellino giallo per chi? Per chi? Per lui. Per proprio a Buballa, no Bubiglia. Buballa si chiama. Buballa ragazzi. Che cazzo rido che sto pareggiando. Damo. Damo. Kimmich. Kimmich cazzo. Tienila. Buona. Goretzka. Ma la perde come un pirla. Come un pirla. È definito qua 1-1. Vabbè ragazzi, veramente siamo stati bravi dai, perché dopo quel gol di merda avevo, temevo lo script. Iniziamo con un pareggio. Non è male. Non è male. Signori, io direi che per oggi va bene così. Adesso avanzo, mi faccio gli allenamenti, preparo tutto per il prossimo episodio. Mi raccomando, continuate a seguire la carriera come sempre, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video con tanta qualità. Ciao belli.